9 maggio 2021 in compagnia di Monica Lozzi al Parco Falcone Borsellino nell'ottavo municipio di Roma. Monica Lozzi, candidata alle elezioni amministrative per sindaco di Roma che si terranno prossimamente, e attualmente presidente del settimo municipio, quindi insomma una ricognizione per prendere dimestichezza un pochino con le varie problematiche del territorio. Sì, siamo usciti per la prima volta, questo è il primo fine settimana in cui Rivoluzione Civica ha girato praticamente quasi tutti i municipi. Soprattutto oggi siamo stati prima al decimo, al primo, al quarto, al secondo, al terzo, e adesso chiudiamo con l'ottavo a fine giornata, proprio perché vogliamo andare ad ascoltare i cittadini, perché è una lista civica la nostra, quindi è partecipato il programma e vogliamo conoscere bene i territori. Perfetto Monica, quando noi abbiamo già fatto un'intervista, diciamo quando insomma è uscita la tua intenzione, hai divulgato la tua intenzione di candidarti su Liberi TV, abbiamo fatto un'intervista, ma da allora insomma questa campagna elettorale per le amministrative a Roma ha assunto un po' dei toni un po' kafkiani, non si trovano candidati un po' ovunque, persone disposte e soprattutto, ma più che disposte, proprio che abbiano voglia di dare una svolta a questa città che ha tanti problemi. Come te lo spieghi? Beh, è un po' paradossale, no? Perché sono i grandi partiti, sono quelli più osannati anche dalle persone, però a quanto pare non hanno candidati che vogliano mettersi in gioco. Roma è una città difficile, questo è vero, però si può governare, nel senso che se uno ci mette la buona volontà, conosce bene l'amministrazione, i risultati si ottengono, noi l'abbiamo dimostrato in 5 anni di amministrazione del settimo. A quanto pare fa paura ai politici che sono abituati a parlare e a fare poco concretamente. Oggi ho saputo che sei stata in giro un po' per renderti conto un po' anche delle altre realtà. Oltre all'ottavo municipio sei stata dove? Sono stata anche al decimo municipio, stavamo ad Ostia sul lungomare, siamo andati a Testaccio al primo municipio, siamo stati a Casalbertone al quarto, al secondo municipio in piazza Sant'Emerenziana, al terzo al parco che sta in via Concadoro e poi qua. Senti, ma da questi primi giri insomma, che stai facendo, per renderti conto, riesci già a trarre qualche orientamento, cioè in quali sono zone che hanno bisogno di maggiore attenzione, che avranno bisogno di maggiore attenzione come amministratrice? Sì, diciamo che Roma è molto decadente nelle manutenzioni, quelle classiche, dal verde, le strade, nonostante in questi 5 anni di strade ne sono state fatte tante, perché è l'unica cosa a cui possiamo insomma dare atto alla sindaca, però ce ne sono alcune molto disastrate, quindi le manutenzioni in generale è un tema che accomuna tutta la città. Beh, c'è un certo attivismo che insomma è difficile non far non annoverare tra gli attivismi preelettorali in questo periodo a Roma, soprattutto per quanto riguarda manutenzioni, rifacimenti, puliture, strisce e cose varie. Insomma, spero che tu non ti riferisca a quello quando parli del, diciamo, di ciò che ha fatto la sindaca Raggi. L'unica cosa che è stata veramente fatta in questi 5 anni e su cui il comune ha investito da sempre è le manutenzioni strade. In questo momento si sta accelerando, perché a differenza nostra che nel settimo abbiamo cominciato a lavorare dal primo giorno, dal 2016, nell'arco di 6 mesi dall'inizio consigliatura abbiamo risolto già tantissime cose che erano bloccate da anni, invece qua i lavori si cominciano a vedere, non si sa perché, come sempre in pre-campagna elettorale. A noi non piace questo tipo di politica, a noi piace una politica che inizia a lavorare dal primo giorno e che cerca di portare risultati concreti per tutta la durata della consigliatura. Allora, un'ultima domanda che voglio fare: i due grandi problemi che almeno i cittadini subiscono come tali sono i trasporti, i problemi di Roma, trasporti e i rifiuti. Per quanto riguarda i trasporti, la situazione è abbastanza insomma palesemente fatiscente e immutata, almeno, anzi se non addirittura peggiorata. Per quanto riguarda i rifiuti ci sono ogni tanto dei sussulti, nel senso che delle emergenze e delle toppe che con il trasporto di rifiuti un po' in altre città. Insomma, tu hai in mente qualcosa di diverso per questa emergenza, per questo problema romano? Sì, bisogna innanzitutto iniziare a lavorare veramente sui problemi, cosa che non è stata fatta finora. Coatac hanno fatto il concordato, ma tutto ciò che comportava il concordato poi non è stato proseguito nel tempo, ed è per questo che ancora ci troviamo in questa situazione. Per quanto riguarda i rifiuti, almeno nella raccolta
si poteva fare sicuramente qualcosa di più. Per quanto riguarda l'impiantistica, lo sappiamo che Roma è carente, che c'è bisogno di un po' di tempo per lavorarci, ma si può utilizzare tutta una serie di tecnologie che migliorano la raccolta differenziata e che quindi rendono un po' meno grave il problema dell'impiantistica. Ringraziamo Monica Lozzi, attualmente presidente del settimo municipio, candidata a sindaca di Roma alle prossime amministrative. Grazie ancora.